Grazie da parte di tutti a Valentina, credo che ogni commento può solo rovinare un'esposizione così bella, analitica, spaziosa, e c'è un quarto d'ora di tempo per domande brevissime. Sì, Gerardo Incalza, Alleanza Cattolica. Mi pare che il convitato di pietra di questa nostra conversazione è il Corano, la sura quarta annisa, intitolata paradossalmente alle donne. Credo sia il versetto 34, dice: senza scampo che l'uomo, rispetto alla donna disubbidiente, può prima ammonirla, poi lasciarla sola nel letto e poi batterla. E lì il verbo battere mi sembra che sia anche quello senza scampo, perché daraba è il verbo che si usa per la decapitazione. Ecco, la domanda è: di fronte a qualunque legislazione di buon senso, ci sarà sempre un fedele musulmano che dirà però il Corano sulla quarta annisa, versetto 34, grazie. E questo è il problema. Il problema è che nel momento in cui si dice che il Corano è il discrimine, il problema si presenterà sempre. Io a questo riguardo faccio riferimento sempre alle parole straordinarie di una avvocatessa pakistana che io ho avuto l'onore di conoscere qualche anno fa a Ginevra alle Nazioni Unite. Lei all'epoca era rapporteur alle Nazioni Unite per le tematiche donna, credo e religione. Il suo nome è Asma Jahangir, che adesso è rientrata in Pakistan e ovviamente non è molto gradita né al governo né agli estremisti islamici, e vive diciamo con la minaccia di morte, con il daraba, con il colpo proprio alle spalle regolarmente. E mi ricordo quando sono stata invitata a parlare appunto di diritti delle donne nel mondo islamico, e ho visto il nome di una donna musulmana pakistana alle Nazioni Unite, io ero un po' sospettosa, perché chissà cosa mi sentirà, cosa dovrò sentire. Invece questa donna straordinaria ha esordito il suo discorso con queste parole: quando si tratta di diritti umani in generale, nello specifico quando si parla di diritti della donna, non si può più parlare di diritti della donna, diritti dell'uomo nell'Islam, ovviamente appunto nella cristianità, nell'ebraismo e quant'altro, perché quando si parla di diritti si deve parlare di diritti senza se e senza ma. I diritti non hanno colore né religioso né politico. Quindi la risposta c'è, no? C'è, e corrisponde praticamente a dire quello che dicono alcuni riformatori, alcuni teologi in seno all'Islam: attenzione, il Corano è sì parola di Dio, ma è un testo rivelato nel VII secolo d.C. Per cui ci sono alcuni teologi che dicono: nell'Islam ci sono dei dettami universali che richiamano al monoteismo, all'amore nei confronti dei poveri, dei vecchi, l'assistenzialismo islamico, diciamo, e poi ci sono dei precetti che corrispondono poi ai precetti medinesi, che sono la base del diritto islamico con le pene corporali, che invece sono strettamente connesse all'epoca in cui è stato rivelato. Per cui se noi poniamo il Corano nel VII secolo d.C., in un periodo in cui in epoca preislamica la donna non esisteva, veniva uccisa appena nasceva, il Corano ha fatto un enorme passo in avanti, perché se il Corano mi dice che la donna perlomeno vale la metà dell'uomo, è perfetto. Ma questo nel XXI secolo non ci può più stare, e ci sono alcuni teologi che lo dicono. Il problema è che questi teologi, proprio a fronte del loro toccare il testo coranico, la sua sacralità, il tabù del Corano, vengono accusati di apostasia. Quindi è un problema interno all'Islam, e fino a quando l'Islam e i rappresentanti, che poi non esistono, il problema dell'Islam è che non ha un papa, quindi essendoci 1.600.000.000 di musulmani, noi per assurdo dobbiamo sempre messo denti, potremmo avere 1.600.000.000 di interpretazioni diverse. Ovviamente questo non è il caso, però possiamo avere tutto e il contrario di tutto.
noi abbiamo delle traduzioni e delle interpretazioni del testo coranico da parte di donne, c'è stata una di recente negli Stati Uniti, che traduce, arrampicandosi su vecchi dizionari, ma arrampicandosi su nulla praticamente, il verbo daraba, che è chiaramente, inequivocabilmente, colpire, lo traduce raddrizzare, ma col carattere, no? Con le buone maniere, e non è così. Quindi il testo coranico è quel che è, però essendo, come diceva Alessandro Bausani, per far capire il valore del Corano nell'Islam, Alessandro Bausani è stato un grande orientalista italiano, l'ultimo vero grande islamologo italiano che ha prodotto poi una delle più belle traduzioni del testo coranico per la Burr. Lui diceva: se per il cristianesimo Dio si è incarnato in Gesù Cristo, nell'Islam Dio si è incartato nel testo coranico. Quindi, e questo è il problema, è il Dio incartato che fa sì che non solo la legge, ma anche la lingua, cioè fino a poco tempo fa la lingua araba era ferma al VII secolo d.C. Non si consentiva in un romanzo, il primo nome di Marfuse che io ho tradotto, i dialoghi tra le persone li scriveva in arabo letterario, cioè che non aveva niente a che fare con ovviamente l'arabo parlato. E questo era per un motivo religioso, perché se lui avesse fatto quello che fanno adesso alcuni autori contemporanei, già hanno cercato di ucciderlo nel 92 perché aveva toccato i profeti dell'Islam, non avrebbe passato liscio. Quindi il problema è interno, la mancanza di un'autorità e il fatto che ci possono essere 100.000 passi in avanti, ma ci possono essere 200.000 passi indietro, o ne è sufficiente uno, perché poi il valore della fatwa, questi responsi giuridici, è un valore universale ma non coercitivo, per cui io posso dire il velo non è islamico, come ha detto Gamal Al-Din, però se la donna e il musulmano non si riconosce in questa fatwa, non è costretto a seguirla, per cui segue tranquillamente l'altra interpretazione che dice il velo è islamico. Altre domande? Intanto complimenti per la sua esposizione. Vorrei spostare, sono Cosimo Galasso, anche di Alleanza Cattolica, vorrei spostare il problema anche sul fronte europeo, perché il relativismo di cui lei ha parlato è corrode. Le faccio l'esempio di una sentenza sicuramente conoscerà dalla Germania, del 2006, iniziale, non ci sono tante, da un giudice donna di fronte a una marocchina che voleva divorzio per cosse, dice no, perché non ci sono criteri interculturali ma infraculturali, perché nella sua cultura va bene, e la giudice donna tedesca dà ragione al marito che picchiava la donna. Quindi il problema non è solo lì purtroppo, ma è anche nostro, perché se non sconfiggiamo il relativismo non se ne esce. Ma io credo che questa forma di relativismo, ovvero quella delle attenuanti culturali, religiose, io la definisco la forma peggiore di razzismo, perché dire che la vita di una donna, se è marocchina, vale di meno rispetto alla vita di una donna tedesca, io questo non lo accetto. È come quando si parla appunto di burka e si dice è la loro tradizione. C'è un testo allucinante di Martha Nussbaum, che io ho trovato per caso tradotto in italiano, intitolato La nuova intolleranza, e fa riferimento soprattutto a quella che lei definisce l'islamofobia. Lei continua a ripetere, continua a parlare di burka islamico. Cioè, il burka non è islamico. Possiamo ancora discutere sul velo con le tante interpretazioni, ma il burka non esiste. E lei, grande sociologa, scrive un testo di 200 pagine per dire che la punta dell'iceberg dell'islamofobia è il burka, perché è un diritto delle donne musulmane indossare il burka. E questa è una forma di razzismo incredibile. Sfido chiunque a indossare un velo integrale e muoversi liberamente. Diciamo che anche noi in Occidente abbiamo il burka, lo io definisco il burka psicologico molto spesso, no? Ma il burka vero è il
veramente una piccolissima punta di tutta una situazione di discriminazione e violenza nei confronti della donna in quel contesto. Perché la donna, e purtroppo c'è anche responsabilità di quelli che sono i rappresentanti, che vengono considerati i rappresentanti dell'Islam sul territorio occidentale. Noi abbiamo per esempio in Italia la traduzione del tradimento del testo coranico a cuore di Piccardo e supervisionata da Lucoi, pubblicata da Newton & Compton. Allora, il fatidico versetto che viene definito il versetto del hijab, dove in arabo la parola hijab non compare, quindi non c'è, si usa un altro termine che indica i mantelli, il Corano di Piccardo perché c'è mantello, ma la traduzione letterale del versetto è o sposa del profeta, qui nel caso ci si riferisce alle first ladies dell'epoca, quindi le donne che dovevano avere insomma, un contegno, cioè, erano rappresentative mogli del profeta. Lasciate cadere i vostri mantelli sulle vostre parti belle. Quindi l'idea è un mantello che copre la scollatura. La traduzione di Piccardo, che non corrisponde all'arabo, è: o sposa del profeta, lasciate cadere i vostri mantelli sino alle vostre parti belle, dando l'idea dalla testa fino al, diciamo, al petto, giustificando quindi il niqab per la donna, il velo integrale per la donna. Non a caso, adesso è diversa un po' la situazione, ma fino a qualche anno fa, io mi ricordo quando insegnavo all'Università di Bologna, c'era una donna in niqab che incontravo regolarmente sull'autobus. A un certo punto chiedo alle persone che avevo iniziato a conoscere, no, si prendeva l'autobus assieme, e quindi diciamo, guarda che questa è stata una convertita, una donna bolognese che fino all'altro giorno girava per Bologna con la minigonna, si è convertita, e da quel momento non ha iniziato a vestirsi in maniera, diciamo, più succinta e a indossare il foulard, no, in velo integrale, tutta nera, comprensiva di mani. Quindi qualcosa che neanche, diciamo, in un paese come l'Egitto si ha. Quindi si arriva a giustificare in nome della tolleranza, del presunto rispetto, azioni, gesti, comportamenti, indumenti che sono l'inizio della discriminazione nei confronti delle donne e che sono semplicemente l'inizio o il punto d'arrivo di violenze poi a casa. Se non... L'ultima poi... Brevemente, allora io dissi. Io 6-7 anni fa sono stato in Arabia Saudita invitato da un amico saudita e ho vissuto quindi praticamente queste donne così vestite di merce, ma quello che mi ha colpito nell'albergo dove stavo, Al Kazum Al Riyad, è che le donne europee o le donne occidentali per poter uscire dovevano indossare il mantello nero, quindi violenza saudita ma anche violenza verso una donna europea. Certo. Questo è, e quando si parla, no, di reciprocità, alla fine, cioè noi ci facciamo dei problemi, no, in nome del rispetto, della nostra tolleranza e quant'altro, quando invece, ricordo che l'Arabia Saudita possiamo considerarlo un paese estremo in questo, però teniamo presente che appunto in Arabia Saudita io stessa che mi occupo di Islam, se volessi andare a visitare le città sante dell'Islam per curiosità mia, come si può andare a visitare, non ci sono musulmani che entrano a San Pietro, e non lo potrei fare perché sono cristiani. Quindi questo, non parliamo del problema della questione delle chiese in Arabia Saudita, perché questo addirittura si parla di fantascienza, ma bisogna iniziare a ricordare, appunto ritorno ai manifesti a Roma,
l'Arabia Saudita, terra della storia e del dialogo, che forse perlomeno non scrivere certe cose, perché che il Ministero degli Affari Esteri italiani conceda, no, lasciamo la storia, può anche starci, ma col dialogo? Ma stiamo scherzando? Le persone vengono, appunto, ritorno al blogger che vi facevo l'esperimento all'inizio, cioè questo ha messo un mi piace su Facebook ad un sito cattolico e rischia la condanna all'apostasia. Quindi questo è inaccettabile. È inaccettabile che ci siano, a noi vengano imposte delle regole quando ci rechiamo in un paese come l'Arabia Saudita, ma non sia valido viceversa. Quindi iniziare a parlare di reciprocità forse è il caso di iniziare a farlo, forse è il caso, ovviamente, quando si parla di politica, di relazioni internazionali, di relazioni diplomatiche, sappiamo benissimo che il business la vince sempre, però non possiamo non vedere le evidenze. Certe cose, in Arabia Saudita qualche mese fa è morta una ragazza che ha avuto un infarto a scuola, è morta perché è arrivata l'ambulanza guidata da uomini, con medici uomini, i medici, il guardiano, il padre non riuscivano a contattarlo, questa ragazza non è stata potuta toccare ed è morta. Quindi questo significa veramente che la sacralità della vita in quel mondo ha tanti se e tanti ma, e sulla vita il relativismo non credo che si possa accettare. Si può accettare magari su altre cose, ma sulla vita assolutamente no. Quindi che bambine possano morire per emorragia interna perché vengono date in sposa a dei quarantenni, questo non è accettabile. E questo però la comunità internazionale deve iniziarlo a evidenziare, metterlo sul tavolo anche degli affari, perché altrimenti veramente noi, come sta accadendo in Iraq, sta accadendo in fin mondo, ma nessuno se ne accorge. E questo per me, ribadisco, è razzismo, razzismo puro. Bene, grazie veramente. Segnalo da ultimo la sua pubblicazione più recente, Diritti umani e identità religiosa, editore Vita e Pensiero, che non trovate qui perché uscirà da pochissimo, ma la potete chiedere in libreria. Grazie a tutti voi per essere intervenuti, appuntamento fra 3 settimane esatte in questo stesso albergo con Massimo Torini, il segretario di Papa Francesco. Grazie.